Buonasera, buonasera, buonasera. Benvenuti questa sera su The Pedestrian. Che cos'è The Pedestrian? È normale che stiate vedendo lo schermo nero in questo momento ed è normale che vediate un gatto in mano mia perché rompeva i coglioni e non sapevo come farlo stare zitto. The Pedestrian è un giochino che si presenta come un platform, abbastanza carino, che conosco già da qualche tempo in realtà, nel senso che gli sviluppatori. Come anche gli sviluppatori di Cluster Truck, per chi lo conoscesse, erano frequenti, assidui, assidui frequentatori di un sito che seguo anche io, ovvero 9gag, ed erano soliti postare degli screenshot, dei piccoli video, dei trailer del gioco che mi era sembrato molto sfizioso, lo definirei io, perché è quel tipo di gioco che è accattivante, no? È diverso da quello che è lo standard odierno, o in generale lo standard videoludico alla quale possiamo pensare. E può essere per numerosi motivi, potrebbe essere per, quando un gioco è sfizioso, si intende, potrebbe essere per la grafica, per la musica, per il combat system, per la storia. Come da rituale, ciao Flash, buonasera! Potrebbe essere per numerose cose. Questo giochino, come andremo a vedere fra poco, inizia già alla grande, perché, adesso ve lo faccio subito vedere, inizia così. Stasera ispirato di domani scuola con la felpa di Attack on Titan, va bene, Flash, ci sta, ci sta. Anch'io questa sera, come ogni domenica, staccherò un paio d'ore, un paio d'ore, no, scusate, staccherò alle 22, così vado a vedere la puntatina di Attack on Titan pure io. Inizia con questo prologo, lo definirei, con questa cutscene iniziale che non può essere skippata, perché io all'inizio pensavo fosse semplicemente un mostrare, no? I loghi dei vari sviluppatori, e invece no. Abbiamo quest'occhio, questa porta sulle varie menti e questo piccolo pallino nero che vola verso l'infinità. Siamo a posto, micetto? Ma sa lagare Twitch, Cristo santo. Iniziamo alla grande, vedo Flash. Eccoci qua. E il gioco inizia così. No, con quello che sembra essere ancora un pallino nero e una freccia che ci dice di muoverci. E noi ci muoviamo. Attenzione, qua immagino che ci sarà. Ah, la scelta del gender. Ok, noi scegliamo l'uomo. E siamo su una lavagna. E attraversiamo una porta. Tacci vostra. Ok, alziamo un pochino se c'è il volume. No, col suo sentito va bene. Ok, così secondo me dovrebbe andare bene la musichetta. Forse no, forse altina, come ho detto. Ok, così. C'è il mio gatto che sta impazzendo. E niente, e noi siamo questo Gennaro 18. Noi siamo questo omino che deve viaggiare fra i vari spazi. E a quanto vedo ci sono tipo anche dei puzzle. Ricordavo di aver visto questa cosa su 9gag. C'è la possibilità di saltare. Devo dire che il gioco è a 60 fps ed è bellino perché è fluido. Tipo io qua posso anche fermarmi volendo per qualche motivo. E tu puoi salire tranquillo, ti muovi così. È stato definito come un platform, qui chiaramente è The Pedestrian, c'è scritto, ok. Ok. Chiaramente questo è ancora il tutorial, perciò. Allora, vediamo, noi possiamo collegare questo qui volendo? No, non possiamo. Però possiamo collegarlo qui, immagino. E questo qui invece lo colleghiamo qui. Ok, si lagga ancora un po'. Madonna, Flash, ma cosa c'hai? E quindi non va? Ho capito male io? Non funziona così? Ah, posso spostare. Ah, ok. Devo spostare le varie zone in modo che siano in qualche modo. Ok, perché se tipo ci sono i punti separati non va, mentre devono essere righe dritte praticamente. Ok, poi
pure la pubblicità. Niente, Flash, su quello io purtroppo non ci posso fare nulla. Lo sai. Eccoci qua. Allora, qui abbiamo... Oh no, si sta sminchiando di nuovo il cursore qua. Il controller, mi sa. No? Questo lo colleghiamo qui. Questo lo colleghiamo qui. E siamo a posto. Giusto? Perfetto. Ok. Perché dice così no? Dovrebbe essere tipo così. No, perché io metto questo qua. Poi questo lo mettiamo qui. E siamo a posto. Easy. Nemmeno posso abbassare la qualità del live perché è solo 1080p. Questo, ripeto, è sempre una questione di Twitch che decide lui chi può mettere le varie tipologie e chi no. Le varie tipologie di risoluzione, si intende. Ok, qui c'è una chiave. Ah, con la B. Con la B noi prendiamo la chiave. Ok, per ora è davvero un platform molto semplice, con un minimo, proprio minimissimo di puzzle. Però, appunto, dicevo, è quella tipologia di sfiziosità che raramente si trova. ok. Quindi così sono collegati giusti, credo. Ma io a questo punto, scusami, non posso semplicemente prendere questo e uscire? Arrivo subito, va bene, Flash? Ah, no. Controller scarico. Ok, rieccoci. Ok, dicevamo, non possiamo... Sì che possiamo. Dobbiamo metterlo così, no? Non gli va bene? Perché non gli va bene? Ah, sì, posso. Ma ho bypassato il puzzle. No? Ah, no, scusa. No, giusto. Questo era quello in cui siamo entrati prima. Quindi, ok, quindi mettiamo questo qui, li uniamo, perfetto. Dove cazzo sono io? No! Ho sbagliato. Ok, scendiamo qua. Adesso stacchiamo questo, prendiamo questo. Ah, ok, lui decide per sé che tu non puoi fare questa cosa. Perché mi sta andando male il controller, non lo so. Vabbè, giochiamolo con mouse e tastiera, va? Se si spegne, ok. Bene, devo ricordarmi i tasti però adesso. Allora, questo si può spostare. Com'è che era F, giusto? Con F, ok. Poi l'altro qual era? Controlli, no, mi interessa l'altro. L, R, Y, B, A, ok, sì. Ok, ecco, WASD, F, la E per raccogliere gli oggetti... Ok. Allora, abbiamo detto, noi siamo qui. Potremmo decidere di scendere qui, potenzialmente. Mi sembra sensata come cosa. Prendiamo, oh no, prendiamo questo. Ok. Poi, questo è collegato qui, per cui, ok, dovremmo essere a posto, no? Giusto così. Ma non è dove eravamo... Ok, no. Stiamo andando avanti, perfetto. Wow. Musica prepotente, va bene. Allora, abbiamo... mi sa che devo fare così. Perché poi...
Da qui vado qui. Giusto. Poi da qui vado qui. Però non lo posso fare per ora, ok. Allora, proviamo a fare così intanto. Vado qui. Qui scendo. Ok. Qui collego. Perfetto. Adesso prendiamo la chiave. Scendiamo giù. E siamo a posto. Easy. Easy peasy. Ok, più che un platform, ora come ora mi sta sembrando un puzzle. Ok, eccoci qua. Ah, qua c'è il lifter. Vai su. Qui siamo. Diamo anche un'occhiata a quello che è il. Oh no, cos'è? Che succede? Non sto capendo. Che vuol dire sta cosa? Posso in qualche modo. Non sto capendo. Ah, forse devo premere. Ah, ok. Ok, quindi questo poi fa così. Che mi permette di arrivare qui. Attivare questo. Salire qui, attivare questo. Che mi permette poi il passaggio per arrivare alla porta, ok. Stavo dicendo, l'ambientazione è quella di un magazzino per ora. Noi siamo partiti da una lavagna. Però. Sono curioso di sapere se questo gioco ha tipo una trama o quantomeno una lore o qualcosa che ci possa far capire da dove viene questo omino, oppure semplicemente un puzzle fatto e finito senza una ragione troppo profonda di voler essere. Ok, allora, quindi io devo attivare entrambi, perciò devo collegare questo qui e quest'altro qui, direi. Così io vado qui, scendo, attivo, salgo. Permesso, grazie. Scendo, attivo, salgo. Ok. Oh no. In realtà mi basta fare così. Prendo questo, no. Prendo questo, lo metto qua. Oh no. Quindi ogni volta che fai un coso rosso non ti fa più. Cioè ti fa ricominciare da capo. Perché altrimenti immagino che ci sarebbero un'infinità di modi per cheatare. Considerando che tu puoi spostare i pezzi a piacimento. Ok. E ricomincio. Che palle! Che palle! Non ho capito in base a cosa si resetta. Cioè ogni volta che tu togli i pezzi. Tipo adesso, se io tolgo questo. No. Ah, ok. Sbrilluccica di rosso se. Ok. Se non gli piace lui sbrilluccica, va bene. Ok. E io come faccio ad andare avanti, scusami? Tipo se io scendo qui, cambia qualcosa? Sì, impazzisce. Ah, ma scusami, sono un babbo. Basta fare il contrario. Giusto, giusto, ricominci da capo, sì. Perché quindi io attivo prima questo. Ops, ok. Ok, così quello sale, perfetto. Io scendo qua. Ok, quindi praticamente una volta che tu inizi il puzzle con un determinato setup di caselle collegate fra di loro, non puoi modificarle, altrimenti ricomincia da capo. Ok. Aia. Ok. Ah, io qua posso decidere dove muovere l'ascensore. Ok, nice. E c'è un qualcosa che ci fa male, però. Fin qui ci siamo arrivati. A nostre spese, volevo solamente capire. Quindi ci saranno anche dei pericoli ambientali. Di conseguenza, regge la dicitura platform, giustamente.
Allora, eccomi qua. Ciao Flash, bentornato. Allora, cerchiamo di capire un attimino il da farsi. Questo è il nostro hub principale, direi. E questa è la nostra uscita. Quindi, le uniche scale che possiamo mettere sono queste qua, praticamente. Giusto? Probabilmente sì. Dobbiamo entrare, però, noi. Da dove possiamo entrare? Possiamo fare in modo che, allora, noi entriamo qui. Facciamo questo giro. Usciamo. E questo non so come si comporterà in realtà. Ho fatto una cosa intelligente. Ho disinstallato e reinstallato Twitch. Ma perché tu usi Twitch dall'app? E io lo uso direttamente dal browser. Secondo me funziona un po' meglio quello da browser. O almeno io mi sono sempre trovato benissimo. E poi puoi utilizzare Better Twitch TV. Quindi. Abbiamo detto. Quindi questa dove l'attacchiamo? Qua. Ok, proviamo un po' così. Allora, noi siamo qui. Ah, però non possiamo muovere il. Ok. Allora possiamo provare a swappare. Quindi mettiamo questo qua e questo qua. Così noi saliamo, prendiamo da qui. Saliamo sopra. Saliamo a metà. Utilizziamo questo, poi saliamo del tutto. Ok, dovrebbe essere giusto. Non scherzo, non mi va lo stesso. Oh no, mi spiace, Flash. So che dirti, mate. Ok, vado qui. Perfetto, superato anche questo. Ops. Allora, vediamo un po'. Io vedo comunque ancora questi cosi, tipo i pezzi del puzzle, e mi chiedo cosa significhino. Se hanno un significato di qualche tipo. Vediamo se si può interagire con l'ambiente di gioco. Mi sa di no. Mi sa proprio di no. Va bene, allora, dicevamo, la nostra uscita è. Dove cazzo è la nostra uscita? È questa, credo. Credo che questa sia la nostra uscita, quindi per ora la mettiamo qui. L'unico modo per arrivare a quell'uscita è questo. Perfetto. Quindi spostiamo tutto. Ok. Il pulsante per aprire quello è questo qui. Quindi probabilmente io farei così. Mettiamo questi qua. E questo lo colleghiamo così. Poi questo sarà un hub. Noi possiamo entrare. Ah, ok, forse dobbiamo entrare da due parti diverse, sì. Possiamo fare. Ok, qui c'è. Oh, wow. Oh wow, è bello complicatino, da gestire tutto questo ammasso di informazioni. Cioè, più che ammasso di informazioni, questo ammasso di collegamenti vari. Allora, da un lato noi entriamo, possiamo. Questo che cos'è? Fammi vedere che cos'è questo. È tipo una porta, no? Che cos'è? Ah, è semplicemente un po' un modo per alzarsi. Ok, va bene. Quindi noi possiamo. Questo facciamo così. Scendo qui, attivo la porta quella lì. Ok, poi arrivo di qui, torno di qui. E collego. Ok, sì. È fattibile, è fattibile. Collego questa porta qui. No, non vuole andare. Ok. È ancora attivo? Sì, perfetto. Quindi prendiamo la chiave. Nice. E poi torniamo dove eravamo prima. Ok. Per riaprire la porta. Ok, poi siamo qui. E arriviamo fuori. Ok. Niente di eccessivamente complesso, però è comunque un bel po' di roba da gestire. Dove sono? Ecco, se devo essere sincero, queste transizioni qui, in
in cui non hai il controllo del personaggio, secondo me sarebbero meglio se non ci fosse il controllo del personaggio, perché appunto io posso fermarmi in qualsiasi momento e vedo la schermata così. Non so neanche precisamente dove sono, non so cosa sto facendo. Io capisco che ci sia l'idea di questo personaggio che si spostano nell'etere e, diciamo, no, si muove nei vari mondi. Però, insomma, qui abbiamo una batteria. Oh, giusto. Ok. Figa questa cosa. Molto carina. Va bene. E dove siamo? Adesso siamo nell'ascensore, credo. Ok, questo lo riattiviamo. E qua si apre, immagino. Una volta che finiamo di scendere, certo. Micetta. Eccomi, mi sono perso qualcosa? No. Ah, e quello è un bel laserone. Ok. E quello è un bel laserone, che sicuro se lo tocchiamo ci schioppa. Ci schioppa male. Oh, che figo! Abbiamo le pedane rimbalzine. Ok, allora. Che piani abbiamo qui? Allora, l'unico modo in cui possiamo andare fuori è da qui, direi. Quindi per forza questo va collegato così. Poi abbiamo questo che probabilmente va qui, mi azzarderei a dire. E questo che probabilmente va qui. Scusami, posso fare questa cosa? Però chiaramente non posso saltare, va bene. Quindi mi sa che mi serve questo pezzo qui. Questo pezzo qui mi serve. A occhio e croce. Allora, io posso salire fino a qui. Salire fino a qui vuol dire che io posso arrivare tipo qui. No? Io posso fare questa cosa qui. Perché non mi fa collegare... Ah no, non sono collegati, ok, è solo che giustamente lì si resetta il puzzle, nel caso. Ok, poi questo qui. Se io arrivo qui... Vediamo un attimino come si comporta, perché il gioco secondo me... O meglio, non secondo me, il gioco... Ti costringe, vuole e soprattutto ti costringe. Ok. Ah, ok, ok. Diciamo ti costringe a. No, devo ricominciare da capo, mi sa. O forse no, basta che faccio così, guarda. Se metto questo qui, faccio così. A posto, dovremmo esserci. Ti costringe, diciamo, a fare un po' di trial and error, a vedere come funzionano le varie interazioni fra i vari oggetti e compagnia bella. Ok, quindi io posso tranquillamente prendere e spostarlo da qua. Perfetto, poi faccio così. Va bene, va bene. E questo mi permette quindi di proseguire. Naisu. Cos'è questa cosa? È tipo una molla? Che cos'è? Ah, ok, è tipo un cavo di collegamento. Ok, vedete, ci sono queste cose che il gioco non vuole spiegarti in nessun modo. E di per sé un po' personalmente mi dà fastidio, no? A me non piace... tantissimo nessuna meccanica di trial and error che sia, però in questo caso diciamo che è così leggera che bene o male non trovo che sia un difetto vero e proprio, mettiamola così. Aspettatemi un attimo che sono in piedi già da un'ora e passa.
Un'altra cosa che personalmente... Ups, metatino. Ok. Dicevo, un'altra cosa che personalmente non mi sta garbando tantissimo è l'assenza di una narrativa, no? Nel senso che il gioco di per sé è carino, lo stiamo vedendo, sta funzionando abbastanza bene. E a livello grafico è interessante. Oh. Ok. Dicevo, a livello grafico è interessante e sembra... Oh, che succede qui? Ah, posso riprenderlo, ok. Ok, ok. A livello grafico è interessante, i puzzle sembrano fatti benino. La mancanza però di una narrativa fa sì che questo gioco sia un po' fine a se stesso, no? Sono dei puzzle, uno di seguito all'altro, fini appunto a se stessi. Non abbiamo un motivo per il quale noi dovremmo portare questo omino ovunque stia andando, perché ormai siamo alla metro, a quanto vedo. E quindi ecco, un po' mi... Io sento l'assenza di una narrativa e un po' mi rattrista. Però... ok, guarda, qua ci sono i post-it. Quindi a noi serve il cavo. Giusto? Oddio, no, su più livelli? Oh, madonna santa. Ok, wow. Wow. ok. Bisogna andare a caso. Io faccio questo, ok? Perfetto. Poi dalla scala posso andare qui, tipo. Nice. Una volta entrato lì, posso... ma questa roba? Ah, devo scendere. Credo che l'obiettivo sia scendere dalle scale, in modo da prendere questo e poi prendere questo e tornare, tipo... Wait, what? Qui abbiamo una porta... Allora, no, togliamo un attimino. Partiamo da questo. Anziché partire da quello, perché tanto qui, voglio dire, è relativamente semplice. Qui abbiamo bisogno di una scala che scende e che sia accessibile. Quindi sono questa qua, praticamente, e basta, mi sa. Ok. Per arrivare lì ci serve una porta tipo questa, ma questa è inaccessibile. Quindi è per forza questa qui. Aspetta, spostiamo qua. Sono i pezzi del Tetris qua. Ok, questa qui, perfetto. Poi da qui come ci arriviamo? Potenzialmente da qui. Però sarebbe un casino. Oppure da qui, che sono praticamente due pezzi uguali in realtà. Quindi noi mettiamolo così. Il che vuol dire... Ok, e noi potenzialmente potremmo iniziare così. E arriviamo qui. Poi da qui lo possiamo collegare... Qui? No. Scusa, in questo... Questo dovrebbe funzionare, no? Perché faccio così, scendo, poi salgo da qui, arrivo qui, scendo, entro qui, scendo e prendo questo. Poi volendo faccio così e volo giù. Ma una volta che volo giù? E non posso arrivare qui? No? Ah, no, giusto. Dio, che bordello. E dovrei fare così, tipo. Ok, perché io faccio da qui a qui, poi scendo, entro qui, arrivo qui, e poi da qui faccio così. Ok, così dovrebbe essere sensato, credo. Madonna mia. Ecco, io avrei lasciato anche magari qui la possibilità di vedere i collegamenti fra le varie strutture, perché altrimenti io mi perdo malissimo. Ok, eccoci qua. Perfetto, scendiamo di qui. Mamma mia, è un prodigio, un prodigio.
E questo è solo tipo un terzo del puzzle. Porca puttana. Però almeno abbiamo ottenuto il nostro cavo, che però da solo è completamente inutile, perché noi abbiamo bisogno di un... di una cassa. Sicuro abbiamo bisogno di una cassa. 100-100. Ok. Ah, questo è fisso. Va bene. Quindi questo è fisso, perciò io da qui entro tipo qui, è una pessima idea entrare. Oddio, che bordello. Allora, le uniche entrate sono questa qui, che mi sembra quella sensata. E poi questa dove va? Ah no, io in teoria potrei entrare anche da qui. Ma non avrebbe molto senso, perché io potrei fare così, poi metto questa tipo qui. E dai, pigliamela, perfetto. Metto questa qui, in modo che mi permette di attivare questo. Questo sicuramente si alzerà in modo da bloccare il laser. Quindi lo mettiamo tipo così. Mi sembra sensato. Giusto? Aspetta, però teniamolo separato. Quindi noi facciamo così, scendiamo di qui, attiviamo questo, poi apriamo la porta, in quel momento il laser sarà già bloccato. E poi cosa facciamo? Attiviamo questo. Quindi noi possiamo scendere. Non possiamo scendere noi, mi sa. Non possiamo scendere perché questo non... devo capire se farà avanti e indietro, quindi... è da testare, va bene. Attiviamolo, vediamo. Ups. Non mi... ah, cazzo! Aspetta, come? Wait, what? Ok, resettiamo tutto. Allora, prima cosa. Prima cosa, dobbiamo andare a vedere... prendere la chiave. Prendiamo la chiave. La piazziamo... qui? Allora, io posso prenderla da subito, la chiave. Quindi vado qui, poi rientro qui, ma non ci faccio niente se rientro lì. Ah, che grattacapo, cazzo. Perché noi abbiamo solo una porta con la quale possiamo interagire, quindi o entriamo qui o entriamo qui. Se entriamo qui prendiamo la chiave e non ce ne facciamo assolutamente nulla. Se entriamo qui, questo ci dà accesso a questo pezzo. Voglio vedere un attimino una cosa. No, e non... vabbè, proviamo comunque. Vediamo un attimino sta cosa. Dove... ah, ok, non è collegato. Tipo, se io metto la chiave qui sopra... sbagliato. Ah no, giustamente non posso farlo sta cosa perché se no non è collegato. Oddio, che casino. Ricominciamo. Beh, in realtà questo dovrebbe essere più semplice dell'altro perché sono solo 4 tasselli di cui uno è fisso. È quel laser che non capisco come gestirlo. Perché se io entro qui non faccio assolutamente nulla. Di conseguenza diamo per scontato che io debba entrare qui. Prendo questo, scendo qui, muoio. Quindi
quindi non ha senso, perciò dobbiamo scendere qui, obbligatoriamente proprio, senza alcuna via di uscita. Io entro qua. Ah, ok. E vediamo che succede con la chiave a questo punto. E questo sarà... Attenzione! Ciao Matt, buonasera! Ok, proviamo così. Allora, io entro qui sopra. Scendo. Mi ritrovo qui. Attivo questo. Ho sbagliato, devo attivarlo dopo, scusami. Spegniti. Non si spegne più, ok. Che bello che è Nemesis. Immagino che questo sia lo spin-off di... Matt, neanche a te è andato giù il finale di Horizon, vedo. Come va, caro? Come va? Ah, no, giusto, giusto, giusto. Io adesso devo attivare questo. Proviamo a mettere la chiave qui. Tipo, la chiave bloccherà il laser, secondo voi? Vediamo. Oh, davvero? Io questa cosa non me l'aspettavo, per esempio. Mi sembra un po' stupido il fatto che una chiave possa bloccare un laser, però va bene così. Ah, giusto, questo devo attaccarlo qui. Ok, proprio zero. Tutto bene, tu? Anch'io non mi posso lamentare. Tutto bene, questo fine settimana mi sono rilassato un pochino. Ho giocato un po' con gente varia. Ho fatto tante belle cose. E adesso stiamo provando questo nuovo giochino sfiziosetto. Che si chiama... non mi viene il nome. Che cazzo si chiama? Porca miseria. The Pedestrian, ecco. Porca miseria, non mi passa il nome. Hai fatto bene, assolutamente sì, assolutamente sì. Ogni tanto ci vuole fermarsi, riposare un attimo, rilassarsi. Ah no, mi servono due batterie. Credo. Vabbè, andiamo a prendere il filo. Anche perché riprendersi da quel finale non deve essere stato facile, minchia, lasciamo perdere. Ancora mi rode il culo, posso essere sincero. Ancora mi rode il culo per quel finale. È stato proprio stupido. Cioè, senza... fuori dal mondo, proprio. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare. A te piacciono i puzzle, Matt? Ci giochi spesso? Puzzle game, si intende. Scusami un attimo. Ok. Ma è un Game Boy, più o meno. Più o meno. Sì, mi piacciono abbastanza. Buon per te. A me piacciono molto, ma sono estremamente stupido e quindi faccio un sacco di fatica a passarli. E mi dà fastidio. E poi diventa frustrante e mi incazzo. Allora. Vediamo un po' qui. Arrabbiarsi d'obbligo, perfetto, ok. Allora vedi che non sono l'unico, il che un pochino mi rincuora, se devo essere onesto. Dunque, tornando a noi. Allora, noi possiamo utilizzare questa per forza, che ci permette di arrivare o qui, che però ha poco senso, o qui, che però ha ancora meno senso. Perciò la nostra prima entrata dovrebbe essere tipo qui. A occhi e croce. Poi posso collegare questo qui. E fare... così. Wait, what? Ok, sì, posso fare così. Aspetta. Vediamo un po'. Allora, questo attiva il segnale lì. E poi mi permette, volendo, di proseguire qui sopra. Questo qui sopra... Devi sistemare i tuoi pezzi, sì esatto, è proprio qui che sta il puzzle, cioè in teoria questo era segnalato come platformer, ma in realtà è più un puzzle che un platformer vero e proprio, se stiamo a vedere. È molto carino, è molto sfizioso a livello grafico e il modo in cui collega i vari punti, però è bello complicato almeno, noi siamo qui da una mezz'oretta ormai e inizio già a fare fatica, ho paura di vedere come saranno i livelli successivi a sto punto. Perché, insomma, bisogna anche bilanciarlo bene, è un puzzle game. Se lo capisci solo tu che l'hai creato, diciamo che lascia un po' il tempo che trova. Comunque, dicevamo, noi possiamo, volendo,
Da qui dobbiamo andare o qui o qui. Qui non possiamo perché non abbiamo la chiave, quindi dobbiamo per forza andare di qui. Deduco io. A occhio e croce. Giusto? E poi quella porta mi permette di trovare una chiave. Ok, dovrebbe andare così. Tipo questo qui e questo qui. O forse no. Perché come ci arrivo io qua sopra? Oddio, proviamo un attimino. Allora, vediamo un po'. Vediamo, alza e abbassa la piattaforma. Esatto, alza e abbassa. Guarda, ti fa vedere proprio lui. Te lo collega, vedi i pallini. Magari si vedono un po' male nello streaming, ma ci sono una riga di pallini neri. Una riga tratteggiata di pallini neri che vanno da qui a qui. Però c'è il cubetto. Sì, esatto, il cubetto non serve ad altro che a permettere di avere un appoggio, no? Tipo per saltare, vedi, così posso arrivarci, altrimenti senza il cubo non ci arrivo. Ok, prendiamo questa cosa. Poi. Adesso abbassiamo questo. Si è abbassato? Non si è abbassato? Ok. Ora, ah, ecco, no, 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 a posto, abbiamo risolto, facile. Più semplice del previsto. Sì, un'altra cosa che effettivamente questo gioco non fa benissimo è l'evidenziare alcune cose. Per esempio, questi pallini avresti potuto farli verde, luminescente, o viola, o giallo, o rosso anche, no? Insomma, in un modo che fosse comprensibilmente visibile. Ok, e questi li attacchiamo qui. Perfetto. Poi prendiamo questo e andiamo qui, immagino. Naisu. Poi abbiamo il nostro cubetto che ci permette di proseguire. A posto. E anche questa zona è fatta. Ui. Porca puttana. Subway, congratulazioni, hai sbloccato un achievement. Voi non lo vedete, porca miseria, che fastidio. No, dovreste vederlo, però non ve lo fa vedere comunque, perfetto. Proviamo con, non lo so. No, il Capture Third Party Overlay se lo fa vedere. Vabbè, niente, è stronzo, ragazzi, non so che dirvi, mi spiace. Ah, vedi, ci stava il trucco anche qui. Devi puzzlare anche questa cosa. Eccoci qua. Non ci arrivo. GG. Grazie, Matt. Mi raccomando, tu mi devi fare da supporto quando non riesco a fare le cose. Importantissimo. Oddio, che succede qui? Devo arrivare a 199. Ok, beh, questo immagino che sia proprio il puzzle semplice semplice. Ok, è così attivo. Ma che bello! Farò il possibile, grazie, Matt. Mi raccomando, eh. Confido in te. Tu per caso vedi lo streaming frammentato, tipo che lagga, cose così? Perché c'era Flash prima che stava avendo problemi. Ci sono diversi mondi, non ne ho la più pallida idea. Noi abbiamo iniziato in un magazzino e siamo finiti al momento nella metro. Immagino che ci siano diverse ambientazioni. Quella, infatti, questa sarà l'ambientazione cittadina. Ok, c'è da abbassare un pochino il volume perché è bella la musica, però se mi spacchi i timpani un po' meno, mettiamola così. Lo vedo molto bene, solo prima c'è stato un piccolo salto, ma mi sa che è stato il mio PC. Ok, meno male, meno male. Dove cazzo siamo? Aiuto. Che succede? Non ho capito cosa devo fare. Ah, stai a vedere che devo metterlo tipo qua?
No? No? Ah. C'è qualcosa che non sto capendo? Ah, forse le ombre? Tipo? No, mi dire mai. Ma che figata. Ma che figata. Che storia! Ok, così fa difficile. È figo però questa cosa. Ecco, una cosa che stavo dicendo prima è che purtroppo questo gioco non ti fa. Ok. Non ti fa, diciamo, alcuno sconto quando si parla di farti capire cosa sta succedendo. Nel senso che lui si aspetta che tu sia di tua sponte a capire le cose e a provare le varie possibilità. Che è una cosa positiva da un certo punto di vista, perché appunto fa utilizzare sempre la mente al giocatore, dall'altro potrebbe essere un po' frustrante quando appunto c'era schietto. Un attimo. Quando appunto niente. No, non parlo meglio, va bene, pazienza. Vi terrete la voce col raschietto. Cosa stavo dicendo? Non mi morì. No, morire non muoio. C'ho sto raschietto in gola che mi fa parlare come un cazzo di. Non lo so. È fastidioso. Vabbè. Pazienza. Comunque, qua è tipo. Aspetta. No, questa non è una cosa che. Che saltella. Allora, io vorrei iniziare da qui, immagino. Ah, non posso muoverli, quindi per forza devo fare o così o così. Va bene. Questo penso che sia la soluzione giusta. Scendo qua, vado qua, attivo qua. Che fa quindi diventa rimbalzosa? Ecco. Porca puttana. Ok, whee! A posto, risolto. Guarda che carino il maialetto lì. Ma che caruccio. Ah, what? C'è una chiave lì. Dove stracazzo sono io? Ecco qua. Sto già iniziando a perdermi, eh. Io ve lo dico, sto già iniziando a perdermi. Sto capendo più una sega. Non so perché ci fosse una chiave lì. La mia gatta gioca col filo del caricatore delle batterie. Oh, madonna, che bordello. Non sei l'unico. È un casino. È un casino. Ok, mettiamo questo qui. Poi io posso salire così, perfetto. E mo? Devo spingere questi due, immagino. Ok. No, per forza così. Ok, nice. Attiviamo questo, che non so bene cosa faccia, ma va bene così. Ah, fa muovere il coso, ok. Vabbè, in realtà in linea di massima ce ne sbatte il giusto di come si collegano i punti. Finché possiamo andare avanti bene. Cioè, nel senso, non importa se è complicato da capire la geometria dei vari livelli. Finché si riesce ad andare avanti, va bene così. L'importante è che si riesca ad andare avanti, perché se io poi devo dire, ah, ma cazzo, devo tornare indietro di 5 livelli, altrimenti non posso andare avanti da questa parte, quello diventa problematico e sbagliato. Ok, il laser è andato. Posso andare di qua e basta? Sì. Tatina. Puoi salire? Se vuoi salire, sali. Allora, noi siamo qui, perfetto.
Ma vedi, lui mi dice che sta dietro. Ah, no, è qui il filo. Ok. Perfetto, quindi io posso fare tipo così. È l'unico posto in cui posso andare, va bene. Poi... questo dobbiamo metterlo qui, tipo, giusto? Ok. Quindi io posso prendere questo. E non me lo fa più spostare, però. E come funziona sta cosa? No, Tatina, puoi non prendere a testate il microfono, gentilmente? Puoi? Grazie. Ma proprio con cattiveria, proprio così è andato addosso. Guarda, non so se la vedete. Patata, ti dai una calmata? Eccolo qua, niente. Oh, basta. Ma ti mozzico. Ti mozzico un'orecchia, eh. Ve lo dico, si è avvisata. Vabbè, qui mi sa che non posso fare niente, quindi forse devo suicidarmi. Nel gioco. Non si faccia male, signorina gatto. No, ma guarda, ci va proprio di gusto, eh. Va di gusto, io non so se si vede bene in camera, ma... bacino. Allora, facciamo così, se provo ad andare tipo di qua, non risolvo un cazzo, perché a me serve quello. Ma e quindi io una volta che lo prendo non posso fare nient'altro? Il che è problematico. Ok, mi sa che la cosa giusta da fare è questa, tipo. Tata. Porca miseria. Il problema è che me lo spegne pure il microfono, capito? Ah, ma aspetta! Prima io avevo visto il coso qui. Vabbè, non è importante in realtà, perché mi basta fare così. Poi prendo questo. No. Da qui posso salire tranquillamente. Ok. Poi entro qui. Nice. Apro questo. Mi porto dietro questo. Magari devo collegarli prima però. Ok. Vado. Adesso riattivo questo. Bello. Nice. Ah, giusto, devo prendere il filo io. Altrimenti sono venuto qui per niente. Ok, eccoci qua. Matt, come ti sta sembrando per ora questo giochino? A livello di puzzle intendo proprio di difficoltà. Madonna, non vedo una sega. Ok, meno male che è un livellino breve. A livello di puzzle, di complessità... ok, quindi il filo ce l'abbiamo. La chiave ci manca. Il gioco mi sembra molto carino, bisogna starci dietro, sì, diciamo che è un po' complicatino. Scusa se sparisco ogni tanto, ma sto sprendendo i dati sul nuovo telefono, non ti preoccupare, per carità. Figurati, tra l'altro che ore sono? Io fra un'oretta devo andare. Allora, noi abbiamo questa chiave, pessima idea. Posso tipo spingerla? Aia! È tua sorella. Ok. Oh, nice! Riesco a prenderla da qua? Mi sa di no. Vabbè. Oh, l'ho presa! Nice! Ok, vabbè, togliamo il laser per nulla praticamente. Ok, e qui siamo tipo in una pasticcia, in una caffetteria? Cafeteria. Ok, sì, i suoni vengono da casa mia e non dal gioco. E allora... ragioniamo un attimo qua. Qua ci posso andare? Oh, qua ci posso andare, perfetto. Poi posso fare questo qui e questo qui. Poi prendo l'ascensore, arrivo qui... attivando questo che è l'ascensore 2.
Io immagino di poter fare un po' il cazzo che voglio qui. In teoria dovrei fare. Dovrebbe attivare. Ok, proviamo un attimo. No, aspetta, di qua. Ok, poi andiamo di qua. Prendiamo la chiave. Apriamo la porta. Prendiamo l'ascensore. Che ci porta qui, attiviamo questo. L'ascensore scende, perfetto. Ok, adesso che l'ascensore è sceso, noi arriviamo qui. Poi scendiamo di qui, prendiamo il cubo. Arriviamo di qui. Questo ci permette di andare qua. Salire col cubo, prendiamo la chiave. E andiamo dove? Posso farlo? Va bene. I guess. No! Ho fatto una cazzata enorme, no, adesso devo ricominciare tutto da capo. Che palle. No, che palle, vabbè, dai. Tanto è già tutto pronto, alla fine dei conti devo solo muovermi un pochino. Non so perché ho premuto E. Colpa mia qua, chiaramente. Il gioco non ha fatto niente di sbagliato. Devo dire che, per quanto sia carino il gioco, questo Unity non è usato proprio in maniera magistrale. In maniera un po' rozza. Bellino comunque, fa la sua figura, però. Insomma, i pin fatti con tre poligoni in croce. Anche il truciolato della bagnetta, insomma, lascia un po' tutto a desiderare. Ok. Abbiamo la nostra chiave. Che ci famo con questa chiave? La mettiamo qua intanto per ora. Adesso andiamo a vedere cos'è questa rondellina. Perché dovrebbe essere un nuovo oggetto. Ah, ok, questi li posso muovere in verticale ma non in orizzontale. E la rondellina, va bene. Ok, quindi io vado. Dove cazzo vado? Qui devo per forza andare di qua. Obbligatorio. E poi posso uscire tipo di qua. Posso? No. Posso uscire qui però. Ok. Va bene, allora però facciamo così. Scendiamo. Arriviamo qui. Perfetto. Poi. Qui cosa vogliamo fare? Possiamo arrivare qui. Perfetto. Ora. Questo lo mettiamo qui. Credo, sì, perché poi arrivo qui. E questo lo mettiamo qui. Ok, e poi arrivo qui. Perfetto. E poi arrivo qui, Naisu. Oddio, che bordello. Certo che te li fa girare. Oh no, non ho la chiave. Dove cazzo stava la chiave? Stava lì all'inizio, porca miseria. Ok, mi manca un qualcosa. Allora, il mio obiettivo in realtà è prendere la chiave. Quindi posso fare così. Vado qui, scendo. Ok, questo lo mettiamo qua. Prendo la chiave, scendo di nuovo, poi andiamo di nuovo qui e poi rifacciamo tutto da capo praticamente. Ok. Questo va messo qui. Tipo, no. Così, sì. Perfetto. Scendo, arrivo qui. Poi scende. Mamma mia, che bordello, ragazzi. È andato?
è andato, perfetto. Scendendo arrivo qui. Ho ancora la chiave, sì. Ok, poi arrivo qui. Vai su, questo collegato qua. E si va. Te la stai cavando molto bene, grazie Matt. Sto facendo una fatica del diavolo, però. Posso dirlo? Sto facendo una fatica del diavolo. Provo a giocare a 2 minutes. 12 minutes, intendi? O 2 minutes? 2 minutes non so cosa sia. 12 minutes, se parli del gioco che è uscito tipo l'estate scorsa con William Dafoe e... Daisy Ridley, tipo quella che fa... Ah, 12 minutes, sì. L'abbiamo giocato l'estate scorsa, è stato terribile. È proprio un gioco brutto, 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 secondo me. È fatto male sotto tanti punti di vista. Se vuoi sul canale di YouTube lo trovi ancora, ti fai due risate perché c'erano anche Barbara e Flash. Abbiamo riso tutto il tempo. Abbiamo riso tutto il tempo perché era una roba davvero imbarazzante. Adesso mi serve... Ah, niente, qua, posto. Andrò a vedere, vai, vai. È durato un paio di serate, quindi un 4-5 ore di live. Però, mamma mia, ragazzi, che imbarazzo. Che imbarazzo e che risate. Boing. Boing. Ok. Boing. Ok. Boing. Ok. Carino questo, mi è piaciuto. Eccoci qua. Allora, abbiamo... Oh no, qua si muove tutto. Qua si muove tutto. Abbiamo papabili questo, questo e questo. Qual è il nostro obiettivo? Allora, innanzitutto se andiamo qui non ha senso perché non possiamo fare nulla. Quindi questo lo tagliamo via. Qui possiamo fare qualcosa, possiamo scendere, saltare. E arrivare tipo qui. Quindi proviamo a vedere così. Ok, faccio questo giro, arrivo qui. Poi da qui cosa faccio? Attivo questo. Quindi questo in teoria va messo qui. Ok, prendo la chiave. Poi risalgo. E poi volendo posso entrare qui. Ma quello non è ancora attivo. Quindi non ci faccio nulla. Perciò potrei entrare qui, che mi sembra già più logico. Apro il coso, poi esco. Quello attiva questo, perciò io adesso posso saltare. Posso fare Boeing, attivo questo. E questo, ok, dovrei esserci. Dovrebbe essere tipo così. Giusto? Sì. Arrivo qua. Scendo. Non l'ho collegato? Ok, sì, perfetto. Poi abbiamo detto, la prima cosa da fare è attivare questo. Si muove l'ascensore, andiamo a prendere la chiave. Chiave presa, saliamo, apriamo la porta e attiviamo questo qui. A posto, poi saliamo. Questo ha attivato la piattaforma qui che ci permette di fare questo. Attiviamo pure questo. Andiamo di qua, prendiamo l'ascensore. Prendiamo il cazzillo e si va. Chef kiss proprio. Bravissimi siamo stati. Bella questa transizione così. Giusto per farti vedere un po' il panorama, per farti godere i giochi di camera. E qui abbiamo... Ok. E già vedi che si sta un attimino chiarendo qual è la situazione, perché noi questa chiave la dobbiamo usare lì. Perfetto. Una volta usata la chiave possiamo prendere il nostro cavo, giusto? Che dobbiamo collegare... Oh no! Ah giusto, è lì. Quindi non serviva. A posto, così. E poi ci serve la rondella, che immagino che sia da utilizzare sul nostro Game Boy, come lo ha definito Matt. Lì! È davvero un Game Boy, eh? No, però le manovelle non c'erano sul Game Boy. Però è molto simile, effettivamente, come fisionomia. A posto, ora possiamo proseguire, giusto? Giusto, perfetto. È nice!
sono? Ah, mi sto muovendo tramite il cavo, credo. Ah no, stavo salendo, ok. Ci sono quasi. In che senso ci sono quasi, Matt? Ah, per la roba del telefono che dicevi? Ok, qui abbiamo la nostra porticina. Oh, siamo di nuovo qui. Ok. Lì. E si passa alla zona successiva, a quanto pare. Chissà come mai hanno deciso di mettere quel render 3D del treno, è un po' strano. Fa ridere che sulle note che si vedono lì attaccate le prime due parole siano lorem ipsum. Col telefono nuovo, ok. Hai preso un telefono nuovo? Che telefono hai preso, Matt? Tu sei un Android user o un iPhone user? Porca puttana. Ok, qua serve tempismo. Qua è platforming. Porca troia. Al pelo, al pelo. Ok, nice. University, coffee can't hold you forever. Ok. Android Addicted, bravo Matt, bravo. Ah, ok. Anche qui devo prendere il tempismo giusto, mi sa. Ok, giusto. Perfetto, adesso ho sbloccato il laser. E adesso immagino di dover fare tipo una scaletta. Perfetto, easy. Grazie che so usare Android, non osi immaginare con l'altro. Ma io ho sempre sentito dire che l'iPhone è più semplice da utilizzare dell'Android. Non so quanto questa cosa sia vera, magari è una solo una questione di abitudine. Però io ho sempre saputo questo, cioè ho sempre sentito. Io non mi potrei mai e poi mai avvicinare agli iPhone. Uno perché costano uno sproposito. E due perché non... ormai sono Android user da una vita, quindi non avrebbe neanche senso. Allora, qui cosa vogliamo fare noi? Noi vogliamo piombare. Un po' un casino, posso dirlo che è un po' un casino sta cosa? Un po' un casino. Non lo so. Proviamo tipo qui. Proviamo a piombare qui. Il costo del primo scoglio, per me senza ombra di dubbio, cioè anch'io sono uno di quelli che non spenderebbe mai e poi mai 1300 euro per un cellulare. Almeno per l'utilizzo che ne faccio adesso, che sarebbe Telegram, Facebook, Instagram, un paio di giochi, guardare video su YouTube. Cioè, la questione è che ormai al giorno d'oggi un cellulare da 300 euro fa praticamente le stesse identiche cose di un cellulare da 1300 euro. Per l'utilizzo che ne fa la persona media, diciamo, è la stessa identica cosa. Se chiaramente vuoi fare l'influencer, ti serve un cellulare che faccia le foto come Dio comanda, eccezionali, eccetera, eccetera, allora chiaramente magari un iPhone da 1300 euro può avere il suo senso. Però io personalmente non la vedo come una cosa molto logica. Quindi io devo attivare quello per forza. Ok. Come faccio io a ricominciare? Non posso più ricominciare? Oh no, facciamo così. Mi devo suicidare. Ok. Adesso abbiamo detto. Noi vogliamo arrivare qui. Come facciamo ad arrivare qui col salto? Posso farlo? Proviamoci. Ah, non posso metterlo, cazzo. Ok, quindi io voglio mettermi qui. Ok, poi questo lo mettiamo qui sopra. Ok,
suo unico obiettivo è quello di permetterci di arrivare qui. Ok. Ok, quello è attivo. Perché c'è un laser adesso? Non so quanto sia stata intelligente la mossa di attivare un laser. Ah no, ok, la cosa ci serve, la chiave ci serve. Ah, giusto, sì, sì, no, dobbiamo andare di qua. Ma abbiamo attivato il laser. Potrebbe non essere stata un'idea proprio genialissima di per sé. Come faccio a gestire questa cosa io? Proviamo a spegnere il laser, perché sicuro con il laser non andiamo da nessuna parte. E andiamo di qui. Ok. Ora. Possiamo fare che questo lo colleghiamo a questo. E poi questo lo utilizziamo per essere qui. Ok, ma non ho risolto comunque un cazzo. Perché sono scemo? Perché sono scemo? Perché questo andrebbe collegato in teoria, o meglio, questo andrebbe messo qui. Quindi mettiamo questo qui. Ok, questo lo mettiamo qui e poi mettiamo questo qui. Così dovremmo avere bene o male un'idea più precisa di quello che dobbiamo fare. Perché noi saliamo qui, scendiamo qui, perfetto, poi scendiamo qui direttamente, nice, spegniamo quello, prendiamo questo. Ma quello non è attivo, come faccio? Come faccio a bloccare il laser? Non mi è chiara questa cosa. Per niente chiara sta cosa. Oh, non sto capendo. Perché io, la vera problematica è che questa meccanica, per quanto sia figa, ti crea una marea di possibilità. Perché io posso atterrare qui, posso atterrare qui dentro, posso atterrare qui, posso atterrare qui. E avere un'infinità di possibilità diverse è un po' rognoso in un gioco come questo. Quindi non lo so. È un po' incasinato. Sono abbastanza sicuro di essere vicino alla soluzione. Proviamo così. No, ho sbagliato. Cos'era collegato? Cosa? Cosa ho fatto? Rotto tutto, porca puttana. Credo che fosse così. Può essere? Spero. Ok, poi questo scende qui. Qua prendiamo la chiave. La chiave la lasciamo qua. Qua dobbiamo attivarli per forza. Ok. Poi mettiamo questo qui. Ci teniamo la chiave e scendiamo. Questo lo facciamo scendere qui. Ma questo non cambia niente, capito? E non cambia un cazzo, come fai? Come fai a bloccare quel laser? Prendo la chiave, lo lascio qui, attivo questo. Vado di qui. Non voglio andare di qui io. Voglio andare di qui.
qua. No, sono un babbo. Dovevo entrare qui dentro. Sto già iniziando a svalvolare qui, Sto già iniziando a svalvolare. È pesante. È pesante impegnarsi così tanto sui puzzle a lungo andare, è pesante per la mente. Ok, allora questo lo mettiamo qui. Perfetto. E poi questo lo mettiamo, abbiamo detto, qui. Vai su, questo chiuso, questo lo prendiamo, questo possiamo saltare. Ok. E che ci faccio io mo? Cosa devo fare? Questo per forza va di qua perché mi serve la cosa. Ah, posso spegnerlo, posso spegnerlo. Ma non mi serve neanche spegnerlo poi. No, ho fatto una cazzata. Aspetta, forse non del tutto, forse non del tutto. Eh sì, ho fatto una cazzata. No, 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 no. Winnable, winnable. Ancora winnable, ancora winnable. Questo lo rimettiamo qui. Sì, è questo. È questo, ce l'ho. Allora, questo lo tiro su. Spegniamo questo, poi vado qui, droppo questo, vengo qui, prendo la chiave. Prendo la chiave, scendo, apro la porta, torno su, prendo il mio filo, scendo giù di nuovo e si va next. Dai, su. Mamma mia. Opla. GG, grazie Matt, grazie. Vado molto fiero di me. Io vorrei capire, per quanto riguarda il salvataggio, come funziona? Ah, questa è la qualità grafica, ok. Ah, no, va bene. Ah, il V-Sync, ok, vabbè. Pensa se non si può salvare. Minchia, è finita. È finita. Returnal, ma Returnal l'hanno messa la patch in cui si può salvare alla fine? Perché io mi ricordo che ormai è un anno che devono mettere quella patch, che dicevano sì, ne stiamo discutendo, ci stiamo lavorando, la metteremo sicuro. Ancora però non si è vista, quindi boh. No, se davvero non si può salvare lo droppo, raga, cioè. Sai che non mi sono manco più informato, manco io perché l'ho finito l'anno scorso, quindi ha anche poco senso informarsi ormai. Però mi ricordo che era stato un bel dito in culo una volta. Non fate sentire a mia madre, ma una volta ho dovuto lasciare la PlayStation accesa da venerdì notte a domenica a pranzo perché ero andato a Milano dalla mia ragazza e quindi tipo non potendo salvare ero arrivato in un punto troppo gustoso e ho detto no, che cazzo che è, io lo lascio così, rifaccio da capo, sei scemo. Povera PS5, li ha a girare per un giorno e mezzo. Ah, poverina, poverina. Andiamo a prenderci sto cubo. Boing, 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 boing. 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 Porca sera, che maledetto qua. Ah, figo che ci sono i mattoni che ti impediscono di muoverti oltre una certa soglia. Clean. Cosa non si fa per... ormai avevo detto che sarei andato a casa sua il fine settimana. Era un po' da stronzi, non farla venire, dai. Poi lo stavo pure streamando, capito? Quindi, insomma, cioè, che fai? Lasci così a metà, no, ti fai tutto da capo, no, si fa, non si fa. Allora, cerchiamo di capire qui un attimino che bordello, mamma mia. Mannaia a me quando ho iniziato sto gioco, è difficile ragazzi, è difficile. Allora io posso uscire da qui e quello che voglio fare magari è entrare qui, perché questo posso utilizzarlo per andare tipo boh. O sono molto veloce. Aspetta, ma questo è un intero, ok, quindi questo rimane qui e basta, ok.
Perciò mi conviene fare tipo così e vado qui. Poi da qui posso saltare tipo qui e non ci faccio comunque un cazzo. Come funziona? Ah no, posso saltare qui tipo. Boh, proviamo. Vediamo un po'. Oh! Nice! I guess. E metto questo qui. E poi credo... qui? Porca puttana! Arca miseria. Oh madonna, ma è un casino. Ma dove stavo io? Qua. E poi vado. Dove cazzo devo andare io? No, oddio, mamma mia, che bordello. Questa cosa è fatta male, secondo me. Faccio seriamente a capire qual è la logica da utilizzare in questo caso. Che mi ritrovo qui. No, mi sa che devo andare qui. Forse è meglio andare di qui. Ma qui mi ritrovo bloccato, quindi sono un coglione due volte. Porca miseria. Niente di fa. Io devo andare qui. Non mi ricordo manco più come avevo fatto all'inizio, capito? E ci sono arrivato io là. Forse con questo. Sì, così ha più senso. Ok, eccoci qua. Poi, dicevamo. Allora, questo lo mettiamo qui. E cosa dobbiamo fare qui? Dobbiamo tipo mettere una roba qua dietro. Giusto, credo. Vediamo così com'è. Aiuto, aspetta, 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 dove sono? Ok, ho preso tutto il prendibile. No! No, 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 no. No! No, devo rifare da capo. Devo rifare da capo, sì, per forza. Ma che tipo non faccio così? Zitto? No. Se tipo mi metto così? No. Niente, dobbiamo rifare da capo. È un po' trial and error sta parte. Beh, perché non va più? Non era così la parte giusta? Ah, ecco, andato. Porca miseria! Ok, questo così. Ma dove sono? Ma dove sono? Aiuto! Perché? Aspetta, no, dove vai? Qua. No, sono finito su... Dai, ma che... Ma è un meme, sono finito sulla rotella. Ok, adesso, con calma. Possiamo fare questa cosa qui, in teoria, no? Non va più. Non era così che si doveva fare? Ah, ma basta che lo sposto. Sono un babbo. No, non devo spostarlo così, però. Non cambia un cazzo. Ah, che palle. Frustrante, frustrante, frustrante sta cosa. No, che cazzo. Mamma mia.
Non capisco se sono io che non ci sto più con la testa, perché ormai sono sta... Vabbè, però porco Dio. E sta qua. Poi questo sta qua, quindi in teoria così va. Ok. Minchia, che casino però, ragazzi, eh. Che casino. Porca miseria. E va bene, mettiamolo così, credo. Tipo così dovrebbe permettermi di arrivare qui. Ok, spegniamo il laser. Prendiamo questo, lo buttiamo giù. No! Dio benedettissimo. Stai fermo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, che fatica sto livello. Mamma mia. Non aveva alcun motivo di essere così complicato. Non c'era davvero ragione. Qui abbiamo finito, quindi? Non mi pare. Pensa a quelli futuri. No, ma è quello il problema, capito? Perché sto gioco mi sa che dura tipo 4 ore. Se già un'ora e mezza è così. E io come ci arrivo ai livelli finali? Cioè, è finita. Una tragedia. Mo che è sto palloncino? Sta lampadina, che è? Ok, qui possiamo ricominciare a spostare tutto. Allora, prima cosa ci serve il coso. Ok. Perfetto. Poi. Quindi io direi di andare di qui. Bene. No? Ci sta. A rigor di logica, potrebbe essere sensato. Poi, una volta che arriviamo lì, dobbiamo fare così. Dovrei aver finito. Bene, sono contento. Questo lo piazziamo qui. E poi da qui arriviamo tipo qui. Da qui spegniamo il cazzillo. Il laserone. Non lo spegniamo il laser, mi sa. No, non si spegne il laser. Tutto questo noi il coso non lo abbiamo ancora potuto prendere. Cioè sta lì. Tipo sta qui. Il quadratozzo sta qui. E non ci possiamo fare nulla. Però possiamo andare a riprendercelo quando vogliamo, bene o male. Che di per sé non vuol dire nulla. Allora, proviamo così, vediamo dove rimango incastrato. Allora, questo lo prendiamo. Posso spostarlo, fra l'altro? No, non posso neanche spostare. Wait, what? Davvero? Ah, ma basta fare così! Ok, allora è più semplice del previsto. Credo, spero. Perché adesso posso muovermi liberamente. Questo magari... Sì, mi serve ancora lì. Credo. E questa è l'unica cosa alla quale possiamo collegarlo, è qui. E questo va qui. Proviamo così. Allora, io scendo. Poi salgo. Vado qui. E attivo il coso. Ok. Non si è attivato, non si attiva. Perché non si attiva? Forse non devo attivarlo, non mi serve a niente. Ma è un po' strano il fatto che non mi serve a niente. Ok. Adesso io sta lente, sta cosa. Dove cazzo sta l'uscita? Ah, giusto, è lì l'uscita. Quindi mi serve questo quadrato, però, a qualche modo. E come faccio io a spostarlo da lì? Ah, ok.
Dov'è che l'abbiamo lasciato? Abbiamo detto qui. Prendo questo e lo metto meglio sulla cosa qui sopra, tipo qui. Perfetto, poi devo rifare tutto il giro. Ok, adesso possiamo riprenderlo, no? Perfetto. Lì! Fatta anche questa. Let's go. Ok, adesso abbiamo la nostra lampadozza che va messa lì. Dove lo mettiamo? Lo mettiamo qui. Bene. Il nostro Game Boy è tornato funzionante, quindi in teoria noi possiamo passare alla zona successiva. Là. Boink. Boink. Mi serve un... Oh no, non mi serve. 274. Ciao Claudine! Che fine hai fatto? Ciao Cla! E purtroppo in questi giorni ho avuto un po' da fare. Come stai? Come stai? Ho visto l'altra sera volevo venire, ma ho visto che stavi streamando Finding Paradise e io ancora non l'ho giocato. Non ho trovato ancora la forza dopo aver giocato a... come cazzo si chiama? E non mi viene il nome. Scusami, no, tu stavi giocando a Impostor Factory e io non ho trovato la forza dopo aver giocato a Finding Paradise ancora. E come ti è sembrato? Senza spoiler, mi raccomando, come ti è sembrato? E soprattutto come stai? Perché l'ultima volta che ci siamo sentiti è covidica. Lo so. Allora, io te lo dico, guarda, cioè, ma te lo faccio vedere. Tieni in pausa un attimo qua. Va. Un attimo, che mo devo caricare. Bene, bene, ora sto bene. Ti sei ripresa del tutto? Stai meglio, hai risolto, ho fatto tutti. Io invece come sto? Io tutto bene, dai, non mi posso lamentare ora come ora. E abbiamo finito giusto l'altra sera, giusto quando era giovedì sera, Horizon Forbidden West. Un po' una delusione, se devo essere sincero. È stato un po'... Finale ha lasciato un po' a desiderare, un po' tanto a desiderare secondo me. Sì, il gioco in sé è molto bello, tranne il sistema di combattimento che a me personalmente lascia ancora un po' perplesso. Allora ti faccio vedere. Dove sta? Guarda qua, ce l'ho qua, già pronto, l'ho comprato non so quanto tempo fa, forse direttamente a Natale scorso, quando è che... Non ti dice quando l'hai comprato. Insomma, l'ho comprato... Non me lo dice quando l'ho comprato. L'ho comprato da un pezzo, perché io l'ho comprato letteralmente all'uscita. Io ho giocato Finding Paradise fra il Natale e il Capodanno del 2019. Ed è stato un momento abbastanza importante, perché era l'ultima volta che ho visto mia nonna. Ed eravamo scesi tutti a Napoli per fare la festa in famiglia, l'ultima volta che l'avremmo vista eravamo consapevoli. E quindi quello associato a Finding Paradise mi ha stroncato da Dio, ma ti giuro in una maniera devastante, mi ha stroncato malissimo. E lì ho detto wow, ok, no, devo essere nel mood giusto per giocare al seguito, perché sennò davvero è la volta buona che mi impicco. però bellissimi, bellissimi davvero. Io sono sempre stato un fan dei ragazzi, di... come cazzo si chiama? Non mi viene il nome. Insomma, quelli che hanno fatto To The Moon, A Bird Story, che è poi l'intro a Finding Paradise. Tu li hai giocati tutti e tre, Cla?
Dove stavo andando? Mi sono dimenticato. Ah no, noi siamo appena usciti. Questo vuol dire che abbiamo incontrato una nuova aria, che è particolarmente silenziosa. Un'aria residenziale. Ok. E che devo fare? Oh, niente, vado di là e basta. Easy. Ok, allora questo facciamo così. Lo appizziamo, sì, qua. Ah, dobbiamo spostarlo noi in modo che sia dentro? Figo. Figo, figo, figo. E mo? Posso semplicemente riavviarlo? Ah sì, perché considera collegato? Sì. Quindi a posto, niente, abbiamo risolto. Vai su. No, sinceramente no, li giocherò ora. Il problema è che riuscivo più ad entrare in posto, mi si riapre e si richiude. No! Ma me lo fa solo quando apro OBS. Prova a fare così. Avvia il gioco e poi avvia OBS come amministratore. Quindi fai clic destro su OBS e poi avvia come amministratore. Oppure viceversa, quindi avvii prima OBS come amministratore e poi il gioco. Perché ogni tanto gli fa sti problemi. Anch'io ho problemi con Genshin, per esempio. Quando gioco a Genshin. L'ho fatto anche così, allora mi spiace, non so come aiutarti. Quando gioco a Genshin, io per esempio, non mi fa cambiare le scene, non mi fa fare la transizione, devo rimanere fermo lì e non so il perché. Però se lo avvio come amministratore, fa. Per qualche motivo. Comunque consigliatissimi. Ti dirò, nel frattempo che cerchi di risolvere questo problema, giocati in quest'ordine, To the Moon, A Bird Story, che è gratis, e poi A Finding Paradise, che sono i prequel, e ti spiegano bene la storia, come funziona, e in generale secondo me sono dei lavori pazzeschi. E poi ormai li trovi a un cazzo, troverai tutti e due a 10 euro, tipo. Ora, ieri ho visto che mi ha fatto un aggiornamento OBS, quindi incrocio le dita, ma speriamo bene. Speriamo bene, se no l'ultima cosa che ti rimane da provare è cercare su Google. Cercare su Google se qualcuno ha avuto il tuo stesso problema, perché è plausibile ormai, trovare qualcuno che ha avuto esattamente la tua stessa problematica e che ti spiega anche come risolverlo se ti va di culo. Che fa? Vola. Ok. Oh no, ok, così. 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 Perfetto. Allora, To the Moon, poi mi sto scrivendo A Bird Story. No, ti mando il link, tanto ce l'ho già Steam aperto. Allora, questo è il primo, ed è assolutamente uno dei capostipite dei giochi emotivi dal 2014, credo, una roba del genere. Insomma, 2011 addirittura è stato rilasciato. Io mi ricordo che andavo ancora alle medie. No, alle medie no, ero tipo in seconda superiore, una roba così. E si parla di 11 anni fa ormai. Poi c'è un altro giochino fatto da Freebird Games, che è questo, A Bird Story. È un giochino gratis questo, quindi te lo puoi giocare separato, però giocatelo dopo aver giocato a To The Moon, ma prima di aver giocato a Finding Paradise. A te. Questi sono i tre giochi che devi recuperare prima di proseguire con Impostor Factory, secondo me. Se stai avendo problemi a streamarlo, ancora meglio, perché così hai anche la possibilità. Se streami questi, secondo me, fai il botto. Io te lo dico. To the Moon va sempre su Twitch. Va sempre, sempre. Perché tutti lo amano. Tutti lo amano. Tutti quelli che l'hanno giocato lo amano. E amano di conseguenza i giochi di Freebird Games. Cosa sta succedendo? Oh, ma che storia! Carino. Ok, quindi questo lo spingiamo qui. E che facciamo? Oh, va.
Bene. Ah, ok. Ok, quindi questo mi permette di... Naisu. Mi serviva qualche gioco perché ho finito tutto. Perfetto. Questi qua. Con questi ti ci fai almeno 4-5 live, secondo me. Controlla su How Long to Beat quanto ci vuole, ma tipo To The Moon saranno un 4-5 ore a dir tanto. Idem Finding Paradise. A Bird Story magari è un po' più breve, te lo fai in un'oretta o due. Oggi mi sono preso il primo di Beholder. Conosco, mi sa che ho preso tipo il terzo di Beholder gratis su Epic Games, oppure sta uscendo tipo in questo periodo, perché l'ho messo, mi ricordo di averne sentito parlare tipo poco fa, in questi giorni. Non l'ho mai giocato però. Attenzione, main, contro la fisica. Si è uscito tipo da poco, ok. Non l'ho mai giocato però. Ce la farà il nostro eroe in un quarto d'ora? Ma io non posso farlo questa cosa, scusami. E come faccio? Ah, devo collegarlo a quello che mi interessa in quel momento. Wow, figo. Quindi questo qui, adesso, così mi toglie il laser. Perfetto. Ah, che sfiga. Io ho visto che usciva il terzo, ma ho detto partiamo dal primo. Ci sta, assolutamente. All right, we 12 minutes personali. Ci sta. Allora, questo qui... Che bellina questa parte, mi piace perché vuol dire che devi... Oltre a non devi fare schifo come me, devi anche avere un minimo di tempismo. Ok... Tipo così, va bene. Poi questo lo colleghiamo qui. Questo lo colleghiamo qui. Di nuovo lo colleghiamo qui. E poi ho finito il primo capitolo di Cube Escape Paradox. Gli stessi di Samsara. Gioco che ti dice l'inizio della nostra conoscenza. Sai che non ho presente Cube Escape Paradox? Vado a controllare subito. Ok, non ho la più pallida idea di cosa sia. Fatto da Rusty Lake. Sviluppatori di... Niente che io conosca. Zero totale. Che cos'è esattamente questo Cube Escape Paradox? Parlamene un attimino. Io credo che loro li farò davvero tutti, sono di uno strano assurdo. Ah, ok, sono quella tipologia di giochino un po' particolare. No, sono un cazzo... No, devo rifare tutto da capo. No... No. No, sono un babbo di minchia. Allora, cosa devo fare qui? Devo togliere... Qua. Ok, qui. Saliamo. Ok. Bella questa meccanica, però mi piace. Il fatto di doverlo spostare con del tempismo, perché altrimenti non riesci. Ma Dio! Tutto bene, va tutto bene, va tutto bene. Va tutto bene. Sta andando tutto bene. Porca miseria. Nei secoli di... Amen. Sempre sia lodato. E vedi perché mi fotte? Perché io non lo vedo così. Capito? Cioè, per me non esiste quel laser. Invece arriva da qui. Ok, allora, come devo fare io? Wait, come devo fare io? Ho trovato dei nuovi hashtag su Instagram e loro stanno funzionando. Ne avevo sottovalutato il potere. Oh, ok, ci sta. Considera che per ora ho giocato solo a Samsara. Tutto e di Cube solo il primo capitolo. Ma comunque tu devi trovare indizi come se fosse un po' un escape room. Ma c'è molto di più. Tutta una cosa psicologica. Io davvero non so spiegarti bene.
Pensa all'assurdo misto a wow e ai loro giochi. Ok? Dell'assurdo misto a wow. Va bene, ok. Particolare, quantomeno. Ok, interessante. Io con quella chiave come faccio? Come faccio? Non capisco. Cosa devo fare qui? Posso prendere la chiave, tipo? Posso prendere la chiave? E una volta che ho la chiave, che me ne faccio? E dovrei far cascare quel cubo. Ma non posso. Senti, proviamo a metterci qui. Vediamo che succede così. E vedi, così c'è il laser super fortissimo, chiaramente. Così. Ok, non capisco, raga. Sincero, non capisco. Oddio, stai a vedere che davvero devo fare tipo il salto della morte. 7 qua. Tipo così. No, è impossibile. Non è possibile che sia quello. Ho fatto un famissimo copia e incolla su quali potessero essere gli asset più utilizzati nel mondo dei libri. Mi sono ritrovato in meno di 6 ore. Ora un sacco di like. Ci sta. Buon per te, Matt. Buon per te. Io ormai ho deciso che è la mia avventura. Ah, Cla, lo mando anche a te. Dato che mi hanno cancellato l'account di Instagram. Per motivi a me ancora ignoti. Ti giro il gruppo del canale se ti può interessare. Siamo su Telegram. Come cazzo si invita la gente che non mi ricordo più? Invia via link, eccolo qua. Copiato. Quelli più usati penalizzassero. Io non lo so, onestamente. Io usavo sempre hashtag a cazzo di cane. Tieni, ti mando il link per il canale se ti dovesse interessare, perché dato che mi hanno cancellato Instagram non ho più voglia di sbattermi, non me ne frega un cazzo di essere social, e quindi a posto così. A posto così. Poi magari è solo un caso, vedremo. Sai cosa? Secondo me, Matt, la questione è che devi guardarli sul lungo periodo, nel senso che magari un post ti va bene per qualche motivo, o almeno con me funzionava così, un post magari mi andava bene per qualche motivo che non sapevo, e poi quello dopo, utilizzando magari anche gli stessi hashtag, andava meno bene. Considera anche gli orari. Anche gli orari fanno tanto in base a quando posti e quando pubblichi. Puoi ricevere più o meno like, quindi vabbè. Poi dipende anche l'ora, esatto. Sentite ragazzi, io staccherei qui per ora, nel senso che siamo arrivati a questo hub centrale in cui dobbiamo raccattare le solite cosine come al solito. Come al solito, insomma, come abbiamo già visto numerose volte durante il resto del gioco. E considerando che fra 6 minuti ormai devo chiudere, direi che mi sembra un buon posto per fermarci. Troppe cose a cui pensare, non è un mondo che fa per me. No, ma infatti. Ma semplicemente sai cosa? Cioè, vai a cazzo di cane. Nel senso, tu magari posta la roba quando riesci con la roba che ti viene in mente e fai i due conti. Vedi, ah, ok, quel post mi è andato bene. Quindi magari provi a postare un altro contenuto, ma a quella stessa ora. Oppure provi a postare quello stesso contenuto, ma in un'altra ora. E poi ti fai due calcoli e capisci cosa funziona e cosa no. Vada a sentimento. Oppure vai a cazzo di cane se non ti interessano i like e crescere su Instagram per qualche motivo. Va bene, allora io esco da qui nella... Save and quit. C'è scritto save. Quindi mi ritengo salvato. Mi ritengo salvo. Perfetto. Allora, parliamo un attimino di questo The Pedestrian. Sentimento? Ok, caso, perfetto. Ti fidi di quel save? Assolutamente no, ma non c'è un save manuale, quindi mi devo arrangiare, mettiamolo così. E non salvò. Se non ha salvato, addio The Pedestrian, è stato un piacere, arrivederci e grazie. No, perché con tutto il bene del mondo, ma non sto a rifarmi 2 ore di puzzle, che sono anche abbastanza difficilotti. Per rifare il gioco, cioè, cazzi suoi, colpa del gioco se non vuole farsi finire.
Allora, The Pedestrian mi sembra molto carino a livello visivo. Hanno trovato una formula interessante che funziona ed è molto bello come collegano i vari punti del mondo di gioco. Ci sono anche delle transizioni, no? Dei pannelli proprio completamente di transizione, tipo quello che avevamo visto sul semaforo, in cui semplicemente vai dritto e non devi fare nulla, però è molto carino perché ti fa vedere i giochi di camere, un po' il panorama, quello che c'è dietro e cose così. Ormai dovresti saperli a memoria, no Matt, perché io li ho fatti con le skill, cioè, a parte che non me ne frega un cazzo di impararli a memoria, ma poi come fai a ricordarti a memoria tutti i passaggi di ogni singolo cosa? È devastante, è follia Matt, cosa dici? Però appunto, mi sembra un po' difficilotto e forse un tantino ripetitivo, però vabbè, per ora siamo sulle 2 ore, quindi non posso lamentarmi, nel senso abbiamo a stento fatto il tutorial e poi ci ha fatto vedere un paio di cosine. Però in termini di gameplay, appunto, diciamo che anzi, sta anche aggiungendo qualcosina ogni tanto. Tipo adesso sta aggiungendo la meccanica del ritmo, no? Tu devi premere il F e spostare il pannello a tempo, altrimenti non riesci a fare bene o male il puzzle come dovresti o il platform come dovresti. Quindi tecnicamente non è sbagliato definirlo un platform, perché è anche quello. Porca puttana. Tuttavia, secondo me, la cosa più importante è considerarlo come come un puzzle, direi, come un puzzle, quindi insomma, quello è, alla fine dei conti. È più puzzle che platform, a mio parere. Diciamo che se dura un 4 ore ci può stare. Esatto, io ho controllato su How Long to Beat e da quanto ho visto, bene o male, la durata è quella. Quindi penso che sia relativamente fattibile, diciamo, come gioco in termini di voglia, no? Sta a vedere, anche perché comunque è un puzzle relativamente difficile, quindi secondo me, esatto, retta più, retta meno, secondo me già noi sulle 3 ore penso che potremmo chiudere. 3 ore, 3 ore e mezza, già potremmo chiudere. Quindi niente, va bene. Ragazzuoli, direi che ci vediamo domani sera con chi c'è. E un bacione a tutti, grazie mille per essere passati come al solito. Domani sera alle 21, mi raccomando, come al solito, proseguiamo con Pedestrian, se si è ricordato di salvare, altrimenti ci troveremo un altro giochino da giocarci. Ciao belli, buonanotte. Un bacione, a domani.